Ancora ore di tensione in Kazakistan, dove da una settimana continuano le proteste antigovernative e le relative rappresaglie. Questo sabato l'ex primo ministro ed ex capo del controspionaggio Karim Massimov è stato arrestato con l'accusa di alto tradimento, un fermo che pesa. È la prima volta di un ex alto funzionario di Stato, una mossa tesa a suggerire che ci sia una regia dei servizi dietro le rivolte. Nottetempo un giovane israeliano è stato ucciso in una sparatoria ad Almaty, altri sono vivi per caso. Oggi, 8 gennaio, alle 8 di mattina, la mia automobile è stata colpita da proiettili. La direzione dalla quale venivano era l'ufficio del sindaco, racconta quest'uomo. Certo è che nulla sarà più come prima in un paese in cui i diritti civili vengono violati e l'opposizione repressa. Penso che la gente sia svegliata, non ci sarà un altro presidente che regnerà per 30 anni. E intanto il presidente kazako ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo russo Vladimir Putin, che da giovedì ha inviato le truppe per sedare le proteste. Ha comunicato che la situazione è in via di stabilizzazione. Anche diversi turisti sono stati sorpresi dalla rivolta mentre si trovavano in Kazakistan per passare le vacanze di fine anno. Siamo arrivati qui per l'ultimo dell'anno, volevamo sciare e ora ci troviamo costretti a rimpatriare in Russia con un aereo militare. Probabilmente non ci sono altre soluzioni. Dall'inizio delle proteste scatenate dai rincari del gas, oltre 20 persone sono morte nella repressione e circa 4.000 sono state arrestate.